condividere con manager e direttori l'opportunità dello smart working come leva per aumentare le performance individuali e aziendali. Già qui vogliamo passarvi un concetto ben preciso, che secondo noi lo smart working deve andare ad aumentare la performance dei collaboratori, non solo dei collaboratori, ma chiaramente anche vostra e dei manager. Quindi questa è la nostra finalità, ma vogliamo, per sgombrare il campo da ogni diciamo dubbio, mettere in luce un aspetto fondamentale dello smart working che la normativa sancisce, cioè una modalità di svolgimento delle attività lavorative senza vincoli di tempo e di luogo, e soprattutto quali aspettative di competenze dobbiamo avere nei confronti dei nostri collaboratori. Per farlo, prima di raccontarvele, vi chiediamo di osservare il prossimo video. Troverete sempre Antonella e Marco in due versioni diverse. Antonella sarà il responsabile, il capo, d'accordo, che farà una call, un meeting con il proprio collaboratore Marco. Marco, vedrete che molto probabilmente metterà in luce delle carenze di competenze. E quindi quello che vi chiedo è di porre attenzione particolare a quelle che saranno le risposte di Marco, con l'obiettivo di evidenziare quelle competenze che molto probabilmente Marco non ha, ma che sono fondamentali al lavoro in smart working. Fotografia che in questa ora è qualcosa che siamo stati insieme fino adesso, che voi avete fatto, è una fotografia che scatterebbero, lo chiedo a chi ha collaboratori, sembra buona parte di voi, scatterebbero anche